Canterà con la stessa voglia 9.23 minuti prima parliamo di fotografia, ce ne andiamo in Tunisia, siamo in diretta dallo Sherwood Festival, oggi è il 2 luglio eh, 2013, lo dico perché prima ha dato un contributo che riguardava una puntata di una settimana fa, un contributo però molto interessante, le interviste di Carlo Vitelloni, eh, si parlava di comics e fumetti, prima abbiamo parlato di Macao, comunicazione e così via, prima ancora di musica, eccetera adesso parliamo di fotografia perché noi siamo versatili. Con noi Francesco Zoletto del Sherwood Web Photo Staff ciao e con noi anche Alessandro Rampazzo. Ciao Alessandro, benvenuto. È bello se dici ciao al microfono, eh, come dicevamo prima. Ciao a tutti. Alla grandissima, perfetto. E, I ragazzi qui presenti sono eh, coloro che hanno dato vita e, e anima alle mostre che eh, potete visitare em, in questi giorni allestite nello spazio eh, della libreria di Sherwood e quindi naturalmente siccome l'ospite, Franz ce l'abbiamo spesso, invece Alessandro è la prima volta che siete qui con noi, con Alessandro vogliamo parlare, conoscerti meglio e sapere che lavoro hai fatto perché. Eh, intanto tu sei un fotografo professionista, lavori già da qualche anno e lavori per un'agenzia francese, non italiana. Esattamente, lavoro principalmente per un'agenzia che si chiama SIPA, eh, ha la sede in Francia, però fortunatamente pubblica in tutto il mondo. Eh, Niente, il, il motivo per cui ho scelto di fare questo lavoro che... Ah, è... Ma non te l'ho ancora chiesto comunque, eh? <ride> però se vuoi dircelo, dicelo dai. No, eh, riguarda principalmente il fatto che eh, nel momento in cui ho avuto la possibilità di andare in Tunisia nel, nel post rivoluzione, ho incontrato eh, un fermento particolare per quanto riguarda il, il mondo femminile, quindi la voglia... Di eh, uscire, di appropriarsi eh, de, de, del proprio spazio. E quindi mi è sembrato doveroso dare, dare voce a queste, eh, a queste donne che in primis, eh, in un certo senso, anche rischiano eh, per. Eh, Emanciparsi per affermare la propria, la propria si femminilità mettono in campo diciamo eh, tutto loro stesse per, eh, in una partita che è, è davvero una partita difficile Ecco la cosa che mi ha colpito della tua mostra è questa Tu rappresenti eh, o perlomeno immortali donne in azioni molto diverse una dall'altra eh, Donne in Parlamento ho visto, donne alla guida, donne che intervistano altre donne Donne sole, donne in comunità donne in mezzo ad altra gente, e proprio scene di vita, come hai scene, ne vediamo anche scorrere qualcuna, senza che le commentiamo uno a uno che mi sembra troppo didascalico e, e noi invece siamo ragazzi così, insomma noi le facciamo scorrere, intanto ci spieghi perché, con che criterio diciamo, sei andato a scegliere eh, certi scatti invece che altri, cosa cercavi? Allora, eh, principalmente cercavo eh, la, la quotidianità perché normalmente eh, ho notato che dalle piccole cose si possono manifestare i maggiori cambiamenti quindi tante cose che magari nel nostro mondo occidentale possono sembrare banali in altri paesi non lo sono o sono di più recente acquisizione come privilegi il fatto stesso di stare in Parlamento che per carità anche in Italia effettivamente non siamo messi benissimo eh, così Ce come. Ce sono poche e quelle che ci sono non sono esattamente quelle che vorremmo. Comunque, vabbè. Esatto. Eh, così come nelle attività quotidiane, quindi partecipare alla vita pubblica, che molte volte in, in paesi cosiddetti arabi non è eh, una prerogativa femminile, basti pensare anche solo ai caffè, eh, sia tunisini che comunque del mondo arabo, dove normalmente la donna è, è esclusa da questo genere di attività. ehm di conseguenza mi è sembrato ehm, la cosa più normale ricercare eh, la presenza femminile all'interno della vita quotidiana, vedere come eh, in, un, in una situazione di post-rivoluzione la donna si sia sentita eh, in un certo senso più libera o più in grado di appropriarsi di spazi normalmente che eh, le sono le son preclusi. Quindi per questa ragione ho cercato di, di, di ritrarre più situazioni possibili. Nel quotidiano. Hai trovato difficoltà, disponibilità? In realtà ho trovato molta disponibilità perché eh, c'è stata molta voglia di mettersi in gioco, di, eh, di raccontarsi, quindi eh, c'è stata molta, molta disponibilità. Chi magari sotto regime eh, aveva, preferiva rimanere nell'ombra ha in realtà deciso di, 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 di fare una sorta di coming out e quindi. Uh, di, di raccontarsi e eh, di, di trovare il coraggio per, per raccontare, soprattutto agli altri, la propria esperienza e la propria capacità, poi, di, di riuscire sì, ad affermarsi. No? Certo, certo. Mi sembra appunto eh, la puntualizzazione giusta: affermarsi. Francesco, mi collego con te. Eh, non, nella mostra c'è un'immagine un molto bella che è anche una delle quelle scelte diciamo, che vedo che anche su web girano di più in cui c'è una ragazza durante una manifestazione tu hai fatto una eh, che urla naturalmente contro invece i salafiti eccetera eh, urla la sua voglia di libertà e di, ma, e di emancipazione come qui verrebbe detto mentre in realtà è esattamente di libertà appunto ma voglio dire tu hai fatto un lavoro diverso no? un lavoro più generico cioè, gener la lista, nel senso non cattivo del termine, ma, ma nel, nel senso che hai voluto raccontare più facce più aspetti. Stando lì quel giorno, oltre a questo quello scatto l'hai scattato con eh, me vicino. Quindi ricordo quei momenti. Ecco, quella foto, però, vista anche da me che c'ero, voglio dire, trasmette davvero quello che era la tensione che c'era in quell'attimo. Quella ragazza molto giovane aveva una voglia di urlare le sue, suoi, le sue eh, rivendicazioni, che era nulla un poteva fermare. In quell'attimo c'era tantissime grida nell'aria, veramente c'era un sacco di movimento e la folla incominciava a scaldarsi. C'erano questi salafiti che eh, provocavano anche un pochino perché facevano cantare il loro messaggio a una bambina in braccio a un sacco di uomini vestiti di nero, era un'immagine veramente cupa e veramente impressionante. E un pochino più indietro, quanto saremmo stati? 200 metri, non tanto di più. C'erano queste ragazze che invece urlavano completamente un messaggio diverso, era un inno alla libertà, ma proprio vedevi che le animava il corpo, proprio la tensione, loro sentivano la bellezza della libertà e si vedeva nei loro corpi. Quell'immagine è molto intensa. È, è molto... un'immagine molto intensa e molto bella. No, e mi piace ogni tanto fermarmi su un'immagine perché poi dopo, naturalmente, immagine comunicare. No? Dicevo prima, per esempio, c'è quella tua, eh, ce una tua in mostra. Probabilmente non ce l'abbiamo tra i contributi, ma non è un problema. Eh, ce n'è una in mostra che che fa vedere delle donne, la donna alla guida, la macchina con altre signo, donne con lei, comunque tutte vestite in maniera molto moderna, eccetera. Non c'è molto lo stereotipo di chi non magari non guarda fuori da casa sua, di pensare che comunque allora uno perché abita 300, 300 km più in giù, allora vuol dire che non è emancipato, che non, conosce, che non ha le stessi desideri che hai tu, eccetera, o perlomeno ha anche le stesse abitudini. Certamente si può, si può cadere in questo genere di stereotipo perché naturalmente il diverso è sempre un qualcosa che noi percepiamo per come ci viene raccontato. Eh, quello che sono in realtà le, 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 le esigenze, io ritengo siano per esperienza eh, delle cose molto, molto condivise, da nord a sud, da est a ovest, eh, sono sempre le stesse cose che vengono richieste, quindi una possibilità... Di, di, di esprimersi, di essere accettati per quello che si è. Se uno vuole mettersi il velo è giusto che eh, abbia la possibilità di, di farlo e che non sia discriminato per questo, così come allo stesso tempo chi decide di non, di non indossarlo eh, deve avere questa stessa possibilità di, di, di non cadere poi in critiche o eh, sì, altri generi stereotipate certo ecco una cosa che chiedo a tutti e due è questa prima c'erano quei ragazzi di macao no? dell'ultima cosa che vi chiedo sono quei ragazzi di macao e con loro alla fine mi sono lasciato andare io un po' sta fissa e credo che anche nel reclamare diciamo diritti anche nel mostrare situazioni di difficoltà in tutto se si riesce a metterci anche quel po' diciamo di, di estetica, di artistico, questo non guasta e quelli di Macao naturalmente ne hanno fatto una ragione di vita tutto questo ed è e quelli del sale e di tante altre realtà ed è una cosa naturalmente che è eh, a mio parere molto positiva. Ma allora mi chiedo, però, però non potete fare i cerchio bottisti e rispondere uno e un l'altro, secondo te la fotografia ha più bisogno di eh, comunicare un fatto oppure di essere bella? Allora, eh, mi hai chiesto di non essere cerchio bottista, però è difficile. Eh, in realtà credo che la com comunicazione eh, per essere efficace necessiti anche del bello. Perché ehm, credo tutti siano attratti dal bello. In realtà c'è la famosa frase: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Però ci sono dei canoni eh, soprattutto stilistici, credo, che un minimo aiutino a comunicare in maniera più pulita, in maniera più chiara. Quindi Uh, il contenuto è fondamentale, altrimenti una fotografia se è bella e basta non mi comunica niente, però dopo il contenuto, subito dopo, viene il bello, quindi una ricerca stilistica è fondamentale anche nella fotografia. Franz, Ma anch vediamo faccio... anche delle foto di Franz. Mentre... Anch'io faccio fatica a discernere e a distinguere cosa voglia dire veramente comunicazione, cosa sia il parametro estetico che... Tu possa considerare bello perché eh, quando una foto è veramente comunicativa vuol dire che implicitamente ti ha attirato, vuol dire che se l'hai notata era bella. Eh, è vero che alcune foto sono molto più comunicative di altre e altre sono più sì, che vai a cercare l'impressione, vai a cercare non so, magari la riflessione, quella che stiamo vedendo adesso è sia comunicativa, però è anche bella di impatto. Eh, Secondo me più il talento oltre che il momento che ti detta veramente il il propendere più verso uno o più verso l'altra ecco no, io in questi giorni mi ritrovo spesso a fare domande sciocche però le domande sciocche mi permettono poi invece appunto di far dire delle cose che sono le cose che ci tengo appunto, che emergano da chi fa il lavoro che fate voi perché io ho visto le foto tue prima velocemente e devo dire appunto naturalmente che è innegabile che siano delle foto bellissime però è innegabile che siano delle foto che trasmettono qualche cosa, allora appunto questo cercare anche una forma io credo che sia molto importante, questa continua ricerca di forma probabilmente darà non i suoi frutti immediati, però cambierà in qualche modo anche la comunicazione e anche il comunicare quelle che sono naturalmente le emergenze vere, non quelle che poi i governi ci spacciano come tali e anche le situazioni appunto di più difficoltà, e proprio non tanto come situazioni in loco e qui appunto mi collego a te che, ti, che giri e lavori anche per eh, un'agenzia straniera, quindi magari c'è un modo anche di francese, quindi magari è un modo diverso di. Trattare l'argomento, diciamo, ma andando sul mercato, il mercato cosa chiede e invece che cosa cercate di dare voi giovani che vi approcciate a questo lavoro come novità? Allora, il mercato eh, in un certo senso purtroppo chiede un'immagine un molte volte banale. Eh, la, la comunicazione di massa molte volte si infrange sul, su quella che è la banalità. Eh, quello che come giovani eh, cerchiamo di dare molto umilmente è il eh, portare un qualcosa di diverso. Quindi andare prima di tutto a cercare dei contenuti eh, nuovi, ma anche dei punti di vista, una sensibilità differente nel, nel raccontare eh, delle situazioni che, eh, che in, in prime persone magari riusciamo a vivere anche noi nel momento in cui siamo, siamo in loco. Quindi portare questo aspetto forse più legato alle sensazioni e comunicarlo poi successivamente, in quanto l'immagine eh, non è una parola, l'immagine è una sensazione, quindi la ricerca soprattutto di sensazioni molto forti eh, che poi possono essere percepite come in primis, se si pensa di, di, di poterle raccontare. Benissimo, noi che siamo Alessandro Rampazzo, Franzoletto. Mi raccomando sempre occhio naturalmente a Sherwood Multimedia, lo spazio gall Gallery. perché sono veramente... E anche su Facebook, eh, alla pagina Sherwood vera... Festival, e anche su naturalmente foto. la pagina social di Facebook. E invece, per quanto riguarda i tuoi lavori, dove, come facciamo a seguirti se vogliamo, cercarti online? Allora, online, come tutte le persone normali, ormai c'è un profilo Facebook e vabbè, il mio nome e cognome. Se no, ho un sito alessandrorampazzo.com, dove cerco abbastanza di mantenere aggiornate le pagine. Eh, circa i lavori e fatti e comunque in fieri che eh, sto progettando o comunque sto realizzando in, in, con, con il tempo consiglio di vederlo perché ci si fa della cultura a guardare quel sito Grazie. bene 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 quindi ancora eh, informazioni ancora stimoli diciamo verso chi eh, ci, ci ascolta, noi cerchiamo sempre di darle, vi ringraziamo tutti e due, noi ci fermiamo per un attimo, poi torniamo perché fra poco ce ne andiamo in second stage, ma prima di lasciare il second stage vi salutiamo ricordandovi quello che accadrà oggi e nei prossimi giorni.